Dunque, rieccoci qui su Golden Sun. Non prendo questo gioco in mano da agosto. Avevo fatto tantissima scorta di episodi, poi di mezzo ci si è infilato anche Cyberpunk, quindi l'ho lasciato un attimo da parte per riprenderlo appunto appena lo finivamo. E in questo lasso di tempo tra appunto l'ultimo episodio che ho fatto, registrato vero, e questo, ho farmato un po' di oggetti. E voi non avete idea di quanto ho odiato farmare tutti questi oggetti. Sono riuscito, finalmente, ad ottenere per tutti quanti i guanti da rissa. Aumenta l'attacco e l'evasione. Fantastici, sono senza ombra di dubbio fra i migliori guanti, se non addirittura tutto l'equipaggiamento di tutto il gioco questi. E mi ci sono talmente messo a farli che li ho presi per tutti. Anche se certi personaggi come appunto Mia, forse sarebbe meglio puntare a roba che aumenta i PP. Chiaramente, ovviamente. Infatti sia Mia che Sara glieli ho lasciati. Dovrei averli lasciati anche a Ivan. O forse non li può avere. Sai che non mi ricordo. Quelli buffi può usarli. Quello è poco ma sicuro. Però gli diminuisce la difesa. La solita triste vita dei maghi. Comunque sì, Ivan può usare i guanti spiritici. Tanto potere magico e niente difesa. Però siamo tornati qui a Yalam, come nostro solito, per dare un po' tutti quanti gli oggetti craftabili che ho ottenuto. Però volevo controllare una cosa, perché guardando un po' di consigli su internet ho visto che molti consigliavano per i caster, vediamo se lo troviamo, questo bracciale, il bracciale chiaro. Ora non so perché dovrei dare questo a un personaggio come Ivan. Avrebbe senso su un personaggio come Mia. Certo, le difese calano di 20 punti, però la prospettiva di evasione è sicuramente meglio di quella dell'aumentare una statistica. Certo, però guanti del genere aumentano i PP, non sono male per i nostri eroi. 20 questi, 30 questi, e sicuramente Mia ne avrebbe più bisogno. Io questi guanti qua glieli lascio a tutti e tre. Poi vediamo quando e se utilizzarli. Fatto questo, direi di iniziare a vendere tutta la roba inutile e andare a craftare quella utile. Perché purtroppo abbiamo solo un pezzo di mithril. Ma questo pezzo di mithril ci deve uscire in uno e un solo modo. Ah, non solo i guanti abbiamo ottenuto nella caverna, ma abbiamo ottenuto anche le aste di artropo. Ora, questa è una delle aste più forti, la seconda più forte nel gioco. E perché abbiamo questa? Uno, perché era quella che ottenevamo in quella zona. E seconda cosa, questa asta qui, su personaggi come Jenna, è molto più utile di quella più forte. Questa più una percentuale di critico più alta, l'altra una percentuale di instakillare. Solo che ovviamente, sai, anche perché, per esempio, non ne ho ottenuto abbastanza per darla anche a Ivan. Ne ho ottenute solamente tre. Potevo farmarne ancora qualcuna? Sì, mi ero rotto le balle però. E porca di quella miseria, prima della fine di sto cacchio di gioco, li utilizzerò sti oggetti, ve lo giuro. Dunque, andiamo a forgiare le cose rimaste. Il salvataggio l'ho fatto. Dobbiamo ottenere uno e un solo oggetto dal mithril. Perfetto, alla prima, mio Dio, sì. Perfetto. Una tiara che ridà PP. Vediamo le statistiche. Diminuisce la difesa. Diminuisce di uno la difesa in base alla corona. Però il boost dovrebbe essere maggiore. Questo fa 12 più 39 di difesa. Questa fa 40 con 8 di PP. Capiamoci che il boost comunque sono 4 punti in più. È leggermente più importante. E qua andiamo sul a chi diamo cosa. La darei a Mia per il momento, visto che è la migliore delle healer. Anche se la squadra che abbiamo creato, capiamoci, abbiamo dei buoni healer un po' dappertutto. E devo essere onesto, il resto non credo che abbiamo bisogno di nulla di importante. La materia nera soprattutto, lo ricalco. Vediamo se ci esce qualcosa di meglio, tanto meglio per noi. Solito giro di 5 minuti a cercare di ottenere l'oggetto che ci serviva, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ottenuto l'armatura Xilion, che ci ha aumentato di un bel po' l'attacco, portando Felix poco sotto a Gecko, che comunque è di 2 livelli sopra. Quindi, ricapitolandoci un attimo, abbiamo Gecko Maestro 714 di attacco
Ivan come saggio, Maestro Jenna 613 che gli ha portato un bel po' sull'attacco, Sara Profeta, Ronin Garrett che comunque 627, capiamoci, non è male. Un passo comunque sopra Jenna, però Jenna ha di quei critici che non li sottovalutiamo. Cavaliere Folle Felix, Oracolo Pierce con 526 e Guru Mia. Ora, non sono ancora totalmente per nulla sicuro di tutte queste combinazioni, le rivedremo prima della fine del gioco, ma a prescindere da quello, credo che potremmo vincere la battaglia finale facilmente come l'abbiamo fatto nel primo gioco. Ciò che veramente mi preoccupa è il boss segreto, ma in ogni caso ci penseremo a tempo debito. Ovviamente questo episodio non si ferma qui con il crafting mio solito, no 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 no. Quello che faremo adesso, ovviamente, sarà teletrasportarci, però è vero, dobbiamo uscire fuori. Utilizziamo teletrasporto. Noi dobbiamo andare qui, su quest'isola. Il punto più vicino per arrivarci è da qua oppure da qua sopra. Io andrei da Izumo. Ed eccoci arrivati senza neanche un incontro, fantastico. E siamo alle isole del Mar del Tempo, dove noi abbiamo incontrato la prima volta la tartaruga. Eccola lì. Ovviamente in quel tempio la prima volta noi non potevamo entrare. Noi ora gli leggiamo la testolina alla tartaruga. Vuoi tornare al mio posto segreto? Certo. Allora salta su. Partenza! Con la sua amichetta tartarughina. Bellissima sta scena, la amo sempre. La tartarughina piccola è bellissima che la segue. Siamo arrivati. Fammi sapere quando vuoi tornare all'isola. Dunque, questo luogo, l'isola caverna. Qui si trovano i mostri di Endgame. Ma, cosa più importante, in questa zona si trova il motivo di farming ultimo del gioco. Se riesco ve lo faccio vedere subito. Quindi andiamo esattamente dove il gioco vuole che io vada. Sulla pedana per il teletrasporto. Ci spostiamo dall'altra parte. Madonna, che distanza. Dunque, da questo punto in avanti parte il penultimo dungeon più difficile del gioco. Ovviamente si parla di dungeon opzionali, ma noi siamo bravi e li facciamo. Ma ovviamente dobbiamo cambiare squadra. Vediamo chi ha bisogno di allenarsi. Dobbiamo anche ricordare questo. Io porterei in avanti noi per aumentare chiaramente l'attacco fisso, Pierce perché è quello più indietro di tutti, Mia perché deve aumentare di livello per poter potenziare la sua magia d'acqua. Ci rimane da decidere un ultimo personaggio. Io porterei Jenna per il nostro stesso motivo, per aumentarci l'attacco. In questo modo però mi sa che non abbiamo nessuno che ci boosta le statistiche, vero? Esatto. Non importa, penso che ce la possiamo cavare. Le ultime parole famose. Wow! Mi ricorda tantissimo Miss Fortune. Drago crudele. Perfetto. Lui è il primo che ci serviva. Fantastico, lui è esattamente il primo che ci serviva. E dobbiamo ucciderlo col fuoco. Avremo fortuna al primo tentativo? Ne dubito altamente. Vediamo. Dai. Wow, che figata l'attacco di nucleo. Anche se fulgore, mica male anche lui, eh. Ok. Speravo fosse più un attacco che altro. Ok, però uno è andato. Il problema è che non ho più Digin di fuoco, quindi vado di meteora. Ti prego, fa sì che la droppa la prima. Ti giuro che se la droppa la prima, piango. Piango, ti giuro. Ti giuro che se ne droppa due. Ti prego. Ah, va bene, è colpa mia. È colpa mia che ci ho sperato. Non sarebbe mai successo. Dovevo accettarlo. Ora capite che cosa devo fare ogni volta per farmare gli oggetti. Ok, andiamo più in profondità. Ehi, sta statua? Credo di sapere cosa ci sia dentro. Eccola, finalmente l'abbiamo trovato il punto giusto. Oh, quanto cazzo ci hai messo ad uscire? Fammi salvare. Prima che gli si sparte la merda del cervello e scappa. Che rifare tutto questo tremolio non mi va proprio. E con lui
otteniamo tutti i Digin. Tu sei l'ultimo della lista. Vediamo, ucciso al primo turno. Non male. Dunque, com'è che ti chiami tu? Iceberg, cosa fai su Ivan? Lo rendi un profeta aumentandogli tantissimo le statistiche, neanche troppo. Colpisce con un colpo glaciale. E beh, certo. Se questo fosse un gioco per PlayStation, ora sarebbe un trofeo. Quante stanze? O meglio, quanti corridoi? Mi sta sorgendo il dubbio. Ah, di nuovo il drago crudele. Ovviamente niente drop. Dicevo, mi sta sorgendo il dubbio che ci sia magari tipo una via nascosta. Forse sì, forse no. No, mi sembra che stia diventando effettivamente più scuro. Beh, per fortuna il dungeon non è difficile. E siamo già arrivati. Oh cavolo. Da una parte meglio. D'altra parte volevo farvi vedere il farming di XP. Ok, dovremmo essere pronti. Ho solo un dubbio. Io mi ricordo di un boss. Mi ricordo di un boss in particolare a cui la magia non faceva assolutamente nulla. O è questo o è il prossimo. Il prossimo però in teoria è il super boss, quindi dovrebbe essere solamente molto troppo forte e niente più. Se avesse anche resistenza alla magia non lo batteremmo mai. Quindi ipotizzo sia lui. Ora io andrei full power e lo andiamo a menare. Dunque 3, 2, 1... Sono il custode del vento. Se vuoi ottenere il mio potere, dimostrami quanto vali. Sentinella. Un grande grosso cavaliere in armatura. Dunque, non possiamo fare nient'altro se non attaccare. E attaccare, attaccare, attaccare duro. Qua la strategia, purtroppo, non è tanto difficile da capire. La vera problematica viene se ci fa break. Se ci fa break, perdiamo tutti i boost. E vorrei evitarlo. Già il primo Megiddo della giornata. Vediamo quanto fa Jenna. Ci ho sperato un pelino di più, ci ho sperato. Però noi... noi tiriamo giù delle belle slecche. Purtroppo lo stronzo aumenta la sua difesa e... non mi ricordo... ah giusto, lo stronzo recupera anche vita e PP. Dicevo, io non mi ricordo se break lui lo subisce o meno. Vorrei provare ma non vorrei perdere un turno. Però d'altronde si è fatto due difese, quindi nel caso ha funzionato. Non funziona infatti. Quindi lui si boosta le statistiche e non possiamo fare assolutamente nulla per evitarlo. In ogni caso, anche senza un attacco critico, riusciamo a fargli abbastanza in più a quanto lui si curi. Il problema è che questo stronzo fa tre attacchi. Fa tre attacchi lui. Sono tanti, eh. Quindi attacchiamo. Attacchiamo, attacca e ovviamente curati. Io non avevo un Digin che faceva fare due turni. Sì, mi sa che ce l'ha Geco. Mi sa che ce l'ha Geco. Ok, allora facciamo così. No, cavolo, l'ho dato a qualcun altro. Cacchio, mamma mia. Africo era utile in questa battaglia. Facevamo fare due turni di cura a lei. Allora, stupido io che ho sfruttato male il turno precedente. Ho sfruttato male il turno precedente. Che culo. Beh, oddio. Sara prende troppi danni. Troppi danni anche Jenna. A questo giro ne ha subite. Io cambierei Felix, che appunto è l'unico che al momento è in là con la vita. Quindi buttiamo su Mia e facciamo due giri di cura. Super saluta. Tu ovviamente attacca, tu attacca e tu super saluta di nuovo.
Che comunque anche mia a livello di punti vita, mica scherza, eh. Se solo avessimo l'ultima magia, quella lì della vita, staremmo molto meglio. La madonna, tre giri di laser. La difesa di Jenna torna normale, perfetto. Aver tolto noi ci toglie un giro d'attacco in più. Boostiamo comunque, anche se volendo potrei togliere Jenna e rimettere noi. Attacca, attacca e tu curaci. Anche se il prossimo turno almeno un giro di grande impatto glielo butterei su, perché due Megidi sono meglio che uno, assolutamente. Lui c'ha comunque due boost di difesa. Minchia, però devi farlo, Felix, il Megido qua, se no sono guai. Sono guai se non fai Megido. O meglio, in realtà comunque fai abbastanza danno da fare più danno di quanto lui recuperi, sia chiaro. Però in ogni caso, sai, tu attacca, è un giro di grande impatto, vai. Ok, ti prego, 800 e passa di attacco. 939, buono. Dai però, Felix, cazzo. Sei un bastardo. Sapevo che sarebbe successo. Lo sapevo che sarebbe successo. A parte che è stupido, poteva farlo prima e poi attaccarci altre due volte. Però, cacchio, oh, fuck. Allora, sì, ci tocca ancora un giro di cure per forza. Guarda, lo sapevo che avrebbe avuto break anche. Era palese che ce l'avrebbe avuto. Però speravo tantissimo non lo usasse. Ci ho sperato. Oh, bravo Felix. È andata. È andata. Bravo Pierce che sale di livello. Unico di tutti. Easy peasy. Ottenuto catastrofe. Oh, catastrofe sì. 5 di Giove, 3 di Marte. Proviamolo, perché catastrofe è una delle mie evocazioni assolutamente preferite. E ti giuro che se ci esce quello che dobbiamo farmare adesso, lo ammazzo. Non me ne frega niente. Ok, vermetti schifosi. Dunque, difenditi e tu catastrofe. Catastrofe è a mani basse una delle mie preferite, insieme anche ad Eclissi, perché è bella. Però catastrofe, capiamoci. Difenditi e difenditi. Vai. Perché alla fine è giudizio ma oscuro. È stupenda catastrofe, che al posto del cannone usa la spada. Bellissima. Bella, bella, bella. Con anche il drago, non me lo ricordavo elettrico così. Fighissimo. Beh, oddio, l'attacco non è neanche incredibile, però cavolo. Cavolo, sì. E ora proviamo a farmare sto mostro schifoso.